Buonasera a tutti, sono Paolo Cellammare, General Manager della Superior Italian Wrestling. E a nome di tutta la compagnia che voglio comunicarvi che l'episodio di stasera di Tuesday Night System sarà dedicato alla memoria del grande, leggendario Antonio Inoki, venuto a mancare pochi giorni fa. Noi come lui pensiamo fermamente che il professional wrestling sia uno sport sacro. Buona visione. Il ref Matt fa uscire Flash e Liam, che comunque sono lì a bordo ring, Gib. Eh sì, questo, no? Parlando di carte da giocare per Cairo, potrebbe essere senz'altro una, o meglio due. Si inizia Adriano contro Cairo, primo sfidante al titolo italiano. Il suo match di ritorno a System contro Merak si è dimostrato ancora più forte, ancora più esplosivo rispetto a come ce lo ricordavamo, e non smentisce le nostre aspettative in queste primissime fasi. Cairo già a terra, già all'angolo. E ancora Cairo cerca una via d'entrata per perforare la difesa del Leone di Roma. Sbatte nuovamente a terra con una facilità impressionante, Bob. Gib, dovessi analizzare questo match, non saprei che consiglio dare a Cairo. Beh, Cairo è famoso per essere una teta piuttosto veloce. Lui si fa male a dare le cioppe ad Adriano, manca fosse fatto da Adamanti o il Leone. Cairo non lo scalfisce nemmeno, non gli fa niente. Beh, Adriano davvero impressionante, lo stato di forma che... Che bomba! Una mattanza! Schienamenti, e uno, e due! Soltanto due contro Ref Matt, ma Adriano ha subito dei colpi che non l'hanno nemmeno scalpito. Vuole andare con la fossa? Sì, sì, sì! Cairo in piedi, però astuto qui, riesce a ribaltare, invece no, Cadiano prende di nuovo in mano la situazione. Backbreaker, schienamento ora, e uno, e due. Adriano ha anche la settima e l'ottava marcia, davvero un missile il Leone di Roma. Beh, wave. Deve temere un avversario del genere, non può non farlo. Prima lo deve temere Cairo. Vedi, però Cairo qui, bravo a mettere il piede, a respingere Adriano. Poi va a vuoto, adesso, insicuri. Preso però parzialmente, di striscio, perdonate. Qui ancora, Cairo, cosa vuole fare? Va alle corde, utilizza tutto lo slancio possibile per far finire Adriano con la gola sulle corde. Cairo adesso vuole volare, ma sulla terza corda poi, Bob. Vola Cairo! A vuoto però! Adriano l'aveva visto da 2 minuti, tipo. E poi lo carica nuovamente. Backbreaker! È il secondo. Lo ci fanno notare anche in chat. Poi ancora. Va per il terzo? Eccolo qua! Sì, però mi sa che siamo alla fine. Il pubblico vuole l'esecuzione di Cairo. Flash disperato. Ancora! E poi cosa fa? Anche la fossa. È finita. Poteva schienarlo. Te lo dico di già, è finita. Poteva schienarlo. E Cairo è finita, è finita. Dopo avergli massacrato la schiena. Qui Cairo non segue le direttive di Alex Flash e ottiene una sconfitta rovinosa che probabilmente avrebbe ottenuto lo stesso. Flash deluso da Cairo ancora una volta.
Tony non gli ha dato retta, dice io sono il tuo capo, io sono il tuo boss. Eh sì. Cairo ha voluto fare testa sua e ha perso rovinosamente con Adriano. È incazzato nero il coach, eh? Eh sì, ce l'ha con Cairo. Però Liam lo va a riprendere, eh? Ma gli ha detto Alex, tra l'altro. L'ho mandato a riprenderlo. Alex, particolarmente nervoso quest'oggi. Liam è sempre stato molto rispettoso, molto diligente. Cairo in questo caso non ha seguito questo esempio. Ma la notizia del giorno è che il Leone di Roma è impeccabile. Impeccabile. E adesso Bob ti aspetta un'intervista a bordo ring con il grande Furia Gialla. Bob, ho deciso di raggiungere qui il nostro Leone di Roma, Adriano. Insomma, ti possiamo ufficialmente chiamare primo sfidante al campionato italiano di wrestling. Sulla forma fisica non ci sono dubbi, ma com'è la tua forma mentale in vista di questo grande match? Allora, innanzitutto finalmente possiamo dire che stiamo cercando di raggiungere un altro obiettivo, conquistare un nuovo livello per lo standard del wrestling italiano. Come molti sanno, io quest'estate non sono stato in Italia, sono stato lontano dalla SIW per 3 mesi. Questi 3 mesi sono stato a Londra, dove non solo mi sono allenato sia fisicamente che tecnicamente, ma ho affrontato atleti di un livello altissimo, atleti che hanno combattuto in WWE, NXT UK, ho sconfitto e conquistato atleti che hanno combattuto NXT UK, quindi sicuramente la mia forma fisica è la migliore di sempre, la mia forma mentale è la migliore di sempre, e a Nick Wave dimostrerò a che livello si è alzato lo standard del wrestling italiano. Quindi che dire, io sono più carico che mai. Scusate ragazzi, scusate. Ehi, Blake, non pensare che io mi sia dimenticato di te. A Colossal ho subito un torto e non me ne frega un cazzo se tu hai perso il tuo titolo Wild. A Superior Bout sarà Nico Inverardi contro Ivan Blake e ti spacco il culo! Insomma, parole grosse, abbiamo qua due dei grandi protagonisti di Superior Bout. Nico Inverardi si è fatto sentire, si è fatto vedere, ma abbiamo ancora una volta Adriano, a cui il pubblico della SIW sicuramente vorrà tributare l'ultimo grande saluto. Ci vediamo a Superior Bout, allora. Assolutamente, grazie mille. La linea a voi. Sul sito di Protis, adesso con lo sconto SIW10, avete il 10% di sconto su tutti i prodotti, quindi mi raccomando, seguite lo standard. Voglio un G-Genesis. Quel tizio mi sembra riconoscerlo. Kilo, un chilo. Questo qui! Già. Scusa, ti vorrei crescere. Ciao, Marcus. Comunque, porto buone notizie. Prossima settimana avrai la possibilità di difendere questo bel titolo. E la dirigenza ha scelto me. Che bello! Che... Wow! Ok. Vabbè, bello. Bello, sì. Bello, sì. Ti fermo subito, però. Non saremo soltanto io e te. Quindi siamo io, moi, toi. Ti spiego meglio. Molto prima di System ci fu una Battle Royale
che diede diritto al vincitore a una shot al titolo Academy. Il titolo Academy è quello che una volta era il titolo Genesis. Ah, il vincitore all'epoca fu Patrick Mieto. Chi? Patrick Mieto. Patrick Mieto. Oh, il nome è figo! Patrick Mieto. Morrò. I'm